Un saluto dall'Associazione Web Cattolici Italiani, UECA. Siamo abituati a vivere, a respirare il mondo digitale che fa parte ovviamente della nostra quotidianità. Oggi parliamo di educazione civica digitale. Alessandra Carenzio. Quando parliamo di media digitali incontriamo spesso un'espressione che vorremmo approfondire oggi insieme: educazione civica digitale. Cosa si intende con questo termine? Beh, per provare a definirlo non possiamo che fare riferimento al sillabo per l'educazione civica digitale rilasciato dal MIUR come integrazione delle indicazioni nazionali scaricabili dal sito Generazioni Connesse. Per educazione civica digitale non si intende una riconversione dell'educazione civica ai tempi della rivoluzione digitale. Intendiamo piuttosto una nuova dimensione che aggiorna e integra l'educazione civica, finalizzata a consolidare ulteriormente il ruolo della scuola nella formazione dei cittadini, in grado di partecipare e vivere attivamente nella società democratica. L'educazione civica digitale intende promuovere due aspetti importanti, ovvero lo spirito critico e la responsabilità. Lo spirito critico, primo punto, fa leva sulla necessità di consapevolezza critica nell'analisi e nella lettura delle dinamiche mediali. Si tratta di un nodo centrale della media education fin dagli esordi, ma oggi il lavoro educativo sui media non può non accontentarsi di produrre competenze di analisi pur essenziali. Ecco che, secondo nodo, serve introdurre un aspetto ulteriore che prende il nome di responsabilità. Questo passaggio si è reso necessario da quando i dispositivi miniaturizzati, diffusi, portabili, sociali, relazionali sono diventati parte delle nostre azioni non solo in senso strumentale. Ce lo ricorda il professor Pier Cesare Rivoltella quando dice: "I media non sono solo strumenti funzionali, ma sono oggetti culturali." La televisione non è solo un linguaggio, un apparato tecnico, ma un'arena simbolica, dove lo spettatore, bambino o ragazzo, negozia significati, vive parte della sua socializzazione, costruisce il suo sapere. Il sillabo, dunque, si prende carico di queste suggestioni attraverso cinque aree e rappresenta un riferimento importante per parlare e lavorare con i media a scuola per tutti gli insegnanti. Si tratta di cinque tematiche: Internet e il cambiamento in corso, educazione ai media, educazione all'informazione, quantificazione e computazione dati, intelligenza artificiale e infine cultura e creatività digitale. Per fare un esempio, se prendiamo come oggetto l'ambito della media education, avremo modo di affrontare tematiche come privacy, riservatezza, tempo, elementi chiave che ricorrono anche nelle aree successive. Pensiamo a quella dedicata alla creatività, ma anche a quella descritta nell'area che si occupa di informazione. E qui il nesso è dato dalla responsabilità di condivisione dei dati e delle informazioni nei nostri schermi. Un ulteriore aspetto di valore del sillabo è quello di consegnare alla scuola e agli insegnanti stimoli e spunti didattici di valore e in funzione progressiva. Se in una classe quinta della scuola primaria lavorerò con strategie unplugged, soprattutto pensando al tema dello spazio pubblico e privato nei social, in una classe terza della scuola secondaria di primo grado utilizzerò materiali vivi tratti dall'attualità dei ragazzi, andando in affondo sui nodi che i ragazzi vivono ancora di più dei bambini. La provocazione con cui ci lasciamo è la seguente: quanto può essere utile adottare il sillabo pensato per la scuola in una realtà come quella delle parrocchie, del lavoro degli educatori e degli animatori? Beh, per rispondere vi suggeriamo la lettura del sillabo. Grazie ad Alessandra Carenzio per la realizzazione di questo tutorial. Appuntamento a settimana prossima. Vi ricordo che ci trovate su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ma anche su Alexa e Spotify. A presto!